Una settimana è passata dalla tragedia che ha sconvolto Premariacco, il Friuli e che ha tenuto in apprensione anche tutta Italia e ovviamente la Romania, paese da cui provenivano i tre ragazzi investiti dalla furia delle acque della semipiena del Natisone. Riviviamo una settimana vissuta in prima linea per darvi tutti gli aggiornamenti minuto dopo minuto. Sta di fatto che si sono trovati bloccati in questa ansa del fiume all'altezza del ponte romano, tra la diga e il ponte romano del Natisone, trovati in mezzo, hanno lanciato l'allarme, sono scattati i soccorsi all'arrivo dell'elicottero, però di loro non c'era nessuna traccia. Grazie all'individuazione con un'attrezzatura dei vigili del fuoco con un drone notturno, abbiamo individuato la posizione del cellulare. Adesso con estrema fatica, ma siamo riusciti a farlo, con l'intervento dei sommozzatori e dei soccorritori fluviali, abbiamo individuato il cellulare dentro una borsettina della ragazza e quindi di una delle ragazze che è quella che ha chiamato i soccorsi. Prima l'abbiamo trovato noi vigili del fuoco con l'imbarcazione in dotazione percorrendo appunto il fiume Natisone. Il secondo è stato individuato dai volontari della protezione civile e poi è stato recuperato dai vigili del fuoco. A che distanza si trovavano rispetto al luogo dove sono state travolte dalla fiume? Diciamo? Ma possiamo dire, allora, intanto erano distanti l'una dall'altra. E dal punto in cui sono state travolte sarà quasi un chilometro, 700-800 metri. L'auto dei ragazzi è ancora, con cui sono arrivati da Udine, è ancora parcheggiata, come vedete, all'altezza dell'area di sosta. I tecnici del soccorso alpino, speleo alpino fluviale, scenderanno lungo la sponda per iniziare di nuovo la battuta verso valle e nella speranza, come detto, di riuscire a ritrovare il ragazzo attualmente disperso. E la conferenza stampa del procuratore Massimo Lia, che ha subito chiarito come sia stata aperta un'indagine per omicidio colposo contro ignoti. Solo dolore, che non ho la forza di vedere che ha lottato per la sua vita e vedere cioè, morta in diretta, che tutti l'hanno filmato e nessuno l'ha salvata. Non si può fare altro che pregare. Sì, ho portato per le due ragazze che sono in bianco nella nostra tradizione, se non sono state sposate, è come un servizio che si fa veramente come le nozze. Con la lente di ingrandimento piazzata sull'intervento dell'elicottero, con i due velivoli, il drago da Venezia e quello del soccorso alpino da Campo Formido, partiti in orari diversi e arrivati in rapida successione, prima il secondo e poi il primo, sul posto, quando ormai i ragazzi erano già scivolati e l'unica cosa rimasta da fare per loro era perlustrare il Natisone prima del rientro alla base. Citiamo un fantasma, l'elicottero non c'è, sulla scena della tragedia l'elicottero non appare mai. Perché una volta che i ragazzi si sono andati non c'è più la scena. Una settimana che è passata e si cerca ancora Christian, ma la situazione che non fa registrare novità di sorta.